Una nuova piattaforma logistica verrà realizzata nell'area della Barabasca, a Fiorenzuola, nel capoluogo della Val d'Arda, a ridosso del casello autostradale della Milano-Bologna e della bretella di collegamento con la Cremona-Brescia. Un'opera che occuperà 150.000 metri quadrati, con la costruzione di una torre alta 42 metri. La società Engineer 2K ha presentato il progetto alla giunta guidata dal sindaco Romeo Gandolfi, che l'ha accolto favorevolmente. Secondo l'assessore all'urbanistica Franco Bauner, le ricadute positive sul territorio riguarderanno non solo l'incremento degli occupati, ma anche la viabilità cittadina. Ma molti cittadini di Fiorenzuola, riunitisi nel comitato Barabasca, sono preoccupati proprio per l'impatto ambientale, l'incremento del traffico, le opere di compensazione minori rispetto ai disagi. E ad aggravare la situazione, il comitato ritiene che la logistica non offrirà occupazione ai giovani del territorio. Non si può continuare a guardare le cose solo dal punto di vista locale, ma bisogna vedere le cose in maniera più ampia. Ha un impatto di lungo periodo, ci vogliono mitigazioni di lungo periodo. Questo è un po' il tema, quindi grandissimo impatto sul territorio, pochissimo impatto positivo sull'occupazione, perché parliamo di logistica, e quindi con un'occupazione di bassissimo livello e anche in numero molto molto limitato, una cosa che francamente poteva essere fatta molto meglio. L'impatto di 300 camion al giorno sul territorio non è sull'autostrada, e su tutta la viabilità che c'è lì attorno, e questo è molto importante. Acustico, inquinamento atmosferico, ovviamente gas di scarico, più traffico, più confusione, code e così via. Speriamo che avvenga, che quando si vedrà questa realizzazione, la cittadinanza finalmente si renda conto di cosa vuol dire avere due torri alte 42 metri alle porte della città.